Analità. Sì, e poi è veramente molto raro, molto più raro del diamante, al contrario di quanto magari comunemente si possa pensare, è molto più raro il rubino. Ecco, però sappiamo benissimo che le pietre vanno un po' a gusti, no? Come per tutte le persone. Sì, certo, soggettivo. È davvero molto soggettivo. E quindi ci sono sicuramente delle altre persone che magari dicono: ma io preferisco invece altre colorazioni. Per esempio quella dello zaffiro o zaffiro, dimmi tu. Si può pronunciare in entrambi i modi. Ecco, a tua scelta. Bene. Allora, quindi. In questo modo era per dirti, parliamo anche. Certo, parliamo dello zaffiro. Benissimo. Sì, anche questa è una pietra molto amata. In questo caso il termine deriva dal greco sapperos, che significa azzurro, oppure dall'ebraico sappir, che significa la cosa più bella. Ecco. E anche lo zaffiro è un corindone, così come il rubino, appartiene alla stessa famiglia di gemme, però è leggermente di minor valore in quanto è meno raro e si trovano anche di carature maggiori. Sin dall'antichità era considerato una delle quattro pietre regali e era molto amato e conosciuto da tutti i popoli. Ad esempio il profeta Isaia disse: ti costruirò sopra fondamenti di zaffiri, è una frase citata nella Bibbia, e sempre nel libro sacro leggiamo che ad esempio Salomone ne portava uno al dito come insegna regale. Anche l'occultista Ermete Trismegisto ne era affascinato, ne tesseva le lodi, e in questo caso però la considerava una gemma dal potere erotico. Infatti, secondo lui, poteva rendere irresistibile chiunque lo indossasse, però in particolare al dito medio della mano destra. E oltre a essere una pietra erotica, poteva anche proteggere dalle creature della notte e dagli spiriti del male. E secondo una leggenda cingalese, invece, gli zaffiri sarebbero nati dagli occhi di Daitya e caddero in un fiume dove si moltiplicarono. Poi vediamo che anche nell'antico Egitto erano molto amati, e il grande sacerdote doveva distinguersi soprattutto per il proprio amore per la giustizia e la verità, e per questo motivo indossava sempre una lunga catena con in fondo incastonato uno zaffiro che veniva chiamato proprio la verità. E quindi stavo appunto riflettendo che quelle di cui stiamo parlando sono sempre comunque pietre con dei poteri positivi, e questo insomma... Sì, molto positivi, assolutamente. Ecco, allora, visto che ci hai raccontato sempre leggende legate alle pietre, e che sono tutte, sinceramente sto facendo mente locale, non saprei dire una è più affascinante dell'altra. Sì, ecco, è vero. Possiamo conoscerne altre, appunto. Certo, continuiamo con le leggende, visto che affascinano un po' tutti, proseguiamo su questa linea. Vi è una fiaba persiana che racconta che i figli del re Serendip, che era il re dello Sri Lanka, furono mandati in viaggio dal padre per poter conoscere la realtà del mondo, in quanto erano sempre cresciuti a palazzo, quindi non si rendevano conto di ciò che li circondasse. E durante questo lungo viaggio conobbero e trovarono delle cose assolutamente meravigliose, pur non cercandole, quindi furono delle scoperte casuali mentre si occupavano in fondo di altro. E fra queste meraviglie trovavano una miniera di zaffiri veramente splendidi, puri e di un blu intensissimo. E questa fiaba ci sta a ricordare l'origine del concetto inglese della parola serendipity, che significa proprio la fortuna strepitosa di trovare qualcosa di fantastico mentre si sta volgendo l'attenzione a tutt'altro, e deriva proprio un po' da questa leggenda, quindi trovo che sia molto interessante. Ripetiamo, com'è il termine? Serendipity. È stato poi italianizzato serendipità, che insomma è un po' difficile da dire, un po' nocciolilingua, però si utilizza. E Serendip rimase per lunghissimo tempo proprio una delle miniere più importanti per gli zaffiri, e da lì vennero poi esportati in tutto il mondo. E lo zaffiro era molto utilizzato in Oriente, però si diffuse, come tante altre pietre ovviamente, anche presso i greci e di romani, e per questi questa pietra era consacrata a Giove,
Però, come succedeva per altre pietre, come abbiamo visto per il rubino, anche nel caso dello zaffiro non erano in grado di distinguerli da altre pietre blu abbastanza simili e solo nel 1800 appunto riuscirono a classificarli correttamente e farli rientrare nella famiglia dei corindoni. Ecco, quindi davvero diciamo che è proprio anche un aspetto tecnologico che non consentiva e quindi... Certo, non avevano proprio le tecniche sufficienti. Ecco, allora, noi sono già un po' di puntate che stiamo veramente conquistando i nostri ascoltatori con questi racconti e probabilmente qualcuno ricorda o qualcun altro invece non ci ha seguito, ma in alcune puntate precedenti ci avevi parlato degli zaffiri collegati ai cardinali. Ecco, nel caso, visto che stiamo parlando ancora di zaffiri o zaffiri come dir si voglia, lo potete dire anche voi come volete che va bene, ci ha detto Maddalena Lonati che va bene, quindi se l'ha detto lei, possiamo starne tranquilli. Ecco, ci vuoi ancora riparlare di questo aspetto? Sì, infatti ti ricordi benissimo l'abbinamento che cardinali, hai ragione. E, diciamo che il fascino e la simbologia di questa pietra è sempre stata associata e deriva un po' dal suo colore blu così intenso, così profondo, che va a ricordare proprio il firmamento. E il firmamento per associazione di idee è ovviamente collegato a Dio. E per questo alle varie virtù che a esso sono connesse. E durante il Medioevo Papa Innocenzo III identificò questa pietra come la pietra idonea ai cardinali, che da quel momento in poi lo indossarono come anello. E fu simbolo di castità e di purezza e spesso viene associato anche nella iconografia ufficiale della Vergine Maria. E i sovrani lo indossarono spesso per sottolineare proprio l'origine celeste del loro potere, c'era proprio questa associazione di idee. E infatti abbonda molto spesso sulle corone medievali, ad esempio per l'incoronazione di Edoardo il Confessore che avvenne nel 1402 mi pare, e gli indossò una corona sormontata da un enorme zaffiro a goccia e oggi anche questa insieme a tanti altri gioielli si trova nella Torre di Londra. E sempre a goccia è lo zaffiro che adornava la corona di Rodolfo II e questa viene conservata invece a Vienna. Mentre a Praga troviamo quella di Carlo IV che è tempestata da ben 19 zaffiri molto grossi. Anche Carlo Magno adorava questa pietra tra gli altri ed è celebre un suo pendente che era formato da due cabochon veramente giganteschi che erano circondati d'oro e ora è proprietà di una cattedrale. Il pendente gli era stato donato da Harun el-Rashid e nel corso del tempo andò a finire addirittura nel 1940 fra i beni di Hitler. Anche in questo caso insomma, ci hai citato degli zaffiri famosi. Io direi che ora lasciamo un attimo uno spazio per la pubblicità e quando rientriamo vediamo come proseguiamo. Sicuramente affascinante. Restate con noi.